si esibirà per voi in questo progetto di educazione alla voce per crescere con il canto. Allora io chiamerò questi bimbi, cominciando dalla prima classe, classe prima, che vogliamo accogliere con un caloroso applauso, perché per loro è un'esperienza nuova. Ecco la maestra Silvana, bimbi che mi accompagna, Silvana che è un pilastro della nostra scuola. Bene, buongiorno. Ecco, questi bimbi si posizioneranno qui, davanti a queste asticelle, che non toccheranno, perché questo sarà proprio il segno limite del loro posto, della loro postazione. Classe seconda A, la medica con... Ecco, stavo dicendo che i bimbi hanno fatto la loro entrata, la loro passerella. Buongiorno, tutto bene? Sì, bene. Ecco, quindi li posizioniamo dentro la seconda, chiamiamo la seconda B con la maestra Ornella. Allora, iniziamo un pochino più in là, un pochino. Thank you.
mondo, Piero Stramazzotti. Definire due torri.
cantori della musica italiana. Vi presentiamo i Vatussi e il ballo di Simone. Sentite la musica, sentite, piano piano, eh? Siamo proprio nel bel mezzo della foresta. Stiamo in silenzio ascoltando. Thank you.
che esce da casa sua. Quindi questa Mazur che scrive un po' l'idea del potere che spesso l'uomo ha sulla donna, è un po' di là il concetto che noi vogliamo proporre di libertà. Qui comando io. Cioè, chi comanda qui, io l'ho capito. Chi comanda qui? Thank you.
tanta. La vita è vita e va difesa sempre. Che sia benedetta. Silenzio, così riusciamo a sentire bene la musica. Bene, proprio silenzio, silenzio.
Thank you.
Si vede che è stata una serata, un pomeriggio caldo. Ecco, adesso io faccio accomodare anche i bambini di quinta. Cos'è questo? È per me, rappresenta la giovinezza, rosa. Già il taglio è un po', ma detto perché è di frisè, non lo so francese. Ma sì, dai, 50 anni li porto bene, mio, no? Yeah.